prima. Guarda il grasso che frigge, guarda il grasso che frigge. Amici di Bracciami Ancora, ben arrivati, noi siamo a Ponte Cagnano, provincia di Salerno, cioè da Salerno centro a Ponte Cagnano sono 10 minuti di auto. Allora, questi 6, 7, quanti siete? Siete 7? Questi 7 signori che vedete qui intorno sono i 7 fortunati che diciamo abbiamo selezionato per partecipare a questa ricca mangiata tutti insieme. Allora, intanto vi dico come li selezioniamo, una mera questione di velocità, perché mi riempite di messaggi, come faccio a partecipare ai tuoi pranzi? Allora, ci dovete seguire su Instagram, chiocciola Bracciami Ancora trattino basso official. Tutti gli inviti per i nostri video partono da là, quindi ci dovete seguire su Instagram per una mera questione di praticità. Loro sono stati più veloci di tutti a risponderci, quindi ben arrivati signori, ben arrivati dove? Alla trattoria da Bruno. Lui trattoria Bruno, già ho sbagliato, vedi, trattoria da Bruno, no, è trattoria Bruno, lui è Alessandro. Alessandro di nome, Bruno di cognome, esatto. Giusto? E questa è la tua trattoria ed è ovviamente a trazione carnivora. Esatto. Allora, io però, amici Bracciami Ancora, non sono venuto qua per dialogare vis-à-vis con un signore alto, grosso, con la barba, ma per queste meraviglie qui. E questa è la tua selezione di carne. Come dite da queste parti, esci la carne. Esci la carne. Ok, bene. Esatto. Abbiamo fatto la sfilata di moda, la personalissima sfilata di moda della trattoria Bruno. Qui abbiamo una beneventana, questa invece è Angus spagnolo, questa invece è la Super Sashi, questa l'hai battezzata te Super Sashi, sì. Questa è la sua maestà la rubbia, questa è il Wagyu giapponese. Giapponese, questa è la prussiana, la carne che viene dalla Polonia, e qui abbiamo il Wagyu spagnolo. Diciamo, metterei la beneventana, la farei confrontare con... mi intriga questa Super Sashi, sì. Questa tua selezione di sashi, uh-huh. E mi intriga da morire il Wagyu spagnolo. Va bene. Me le prendi? Guardate un po', eccola qua, è lei. Bella? Mi piace, mi piace. Con tre mannaiate, bravissimo, 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 con tre mannaiate, un vero professionista. Guardate qua, no, no, il segno della croce qua. Venite qua, venite, vi faccio fare un'esperienza meravigliosa. Prendi un coltello, tagliaci 7 pezzettini di grasso giallo, ce lo mangiamo a mo' di confetto. Alessandro ci ha tagliato 7 pezzettini di grasso giallo di questa Super Sashi, che è questa carne finlandese. L'inizio io? Vai, vai, ragazzi. È un grasso che denota una bistecca che avrà un sapore molto delicato. Taglio della beneventana. Alessandro, io sono venuto qua oltre che per la tua selezione di carne, che oggettivamente si vede che c'è tanto studio e tanta ricerca, sì, bravo in questo, grazie. Ma perché tu sei l'unico in Italia che io ho incontrato che fa questa cottura decisamente particolare, lo ammetto, avevo dei dubbi su questa cottura, sì. Ce li avevo perché non l'avevo mai vista fare, e io sono arrivato il giorno prima qui, ho visto, ho curiosato, ragazzi, vi devo dire che questa cottura funziona, allora spiegacela bene, perché tu quando sei entrato in questo locale ti sei trovato questo monumento, sì, che era un, è un forno, esattamente, è un forno, ma perché era un forno a legna, che era? È un forno, no, un forno a metano, questo qui. Questo è un forno a metano, sì. Sto bestione, va, sembra l'uomo dell'atta del Mago di Oz versione extra large. Esattamente. E tu cuoci le bistecche qua dentro. Esattamente. Allora, tu pigli queste bistecche, che ci fai? Però è complicata come cosa. Non è una cosa che la può fare chiunque. Non è una cosa che può fare chiunque. Ok. Bisogna avere meditazione, concentrazione. Allora, tu piazzi le bistecche su... Sì, ma con meditazione. Con meditazione, ok. Con concentrazione. Ok. 400 gradi in questo forno, caramellizzazione completa. Ragazzi, ha buttato le bistecche in forno 30 secondi fa, già stanno sfrigolando,
a questo punto telecamere puntate sulle protagoniste che diventano loro. Cioè praticamente il grassetto si sta sciogliendo e rimane nella teglia. E il forno, ragazzi, è a 400 gradi, non so, 400, ragazzi, fa caldo là dentro e la bistecca sprigola. La cottura alla quale sto assistendo, ragazzi, sta facendo crescere in me la curiosità a mille, non vedo l'ora che la tira fuori. Quando la tiri fuori, sa? Al momento giusto. Al momento giusto. Cioè tu fammi capire, come fai a sapere quando è il momento giusto? Con l'occhio. L'occhio vede la, diciamo, la reazione di magari da che punto è arrivata. In base a quello tu sai che la devi, sì, tirare fuori. Sì. Quindi occhio. Sì. I due parametri sono forno a 400 gradi e occhio. Sì. Rumore pure, immagino. Esattamente, no? Il sound è proprio. Il sound, ok. Bisogna di controllare. Fa vedere. Cioè il grasso non se n'è andato nemmeno un grammo di grasso, sta tutto là. E anche un goccio. Che emozione. Adesso la facciamo riposare qualche secondo? Sì, guarda qui, ragazzi, questo è sapore, guarda, questo è sapore allo stato liquido, ragazzi. Guarda il grasso che frigge. È un po' fredda dentro. Sì. E quindi come facciamo adesso con questo fatto che è fredda? Segui. Ti seguo, vai. Piatto caldo. Qualcosina in più di caldo. Piatto caldo ma non frigge. Che fai? Due fiocchi di sale. Sì. Che ci metti? Ma ci metto il nettare. No? Scusa, adesso lo posso fare io. Ma certo. Noi ci fai mettere il nettare a me? Che è una cosa. Ragazzi, sapete che io dico sempre, non è grasso ma è sapore. Questo è sapore liquido. Questo è il suo grassetto. È una delle cose più libidinose che io abbia mai fatto. Quindi Alessandro, il primo step è metterla dentro e farla arrivare, diciamo, fargli fare questa crosticina esterna che, a quanto ho visto, è bella. Però, dentro mi è ancora un po' fredda e un po' cruda. Certo. E quindi c'è il secondo step, che prevede che la rinforni un'altra volta. Sì. Cioè la piazzi qua. Sì. A metà. Sì. Come si dice, diciamo, in Francia, a bocca di forno. Sì, esattamente, sì. Davanti alla bocca del forno. Qui tu la rimetti qua. E quanto la tieni là? Il tempo che ci vuole, ok. Dici che ci siamo? La possiamo portare a quei 7, certo, affamati là sotto? Ma certo. Andiamo, ma certo, vai. Ragazzi, Carmine e Grazia ci hanno portato il Wagyu spagnolo. Abbandonate il bon tot, ok, il galateo non lo conosciamo, prendete le forchette e buon appetito. Wagyu spagnolo. Qui ragazzi c'è sta tutto, mortacci quanto è buona. Consiglio, sì, prima di addentarlo annusalo l'osso. Ok, vai, annusalo, dimmi che senti. Dimmi se ci senti tutta la Spagna. Ce la senti la Spagna? No. Una tuttanda. No. Sarebbe stato un peccato. Questo è tutto là, certo. Devo dire un po'. C'è pezzo, certo. Senti un po'. Senti come frigge. Hanno usato. Madonna ragazzi. Infatti mi sto facendo un aria. Che cos'è? L'aerosol, altro che altro. Scarpetta con il sapore. Facciamo anche il cincin. Ma che gli vuoi dire? Ah, mancano ancora due bistecche? Le vado a prendere, va bene? Ve li trovo tutti, sì? Sì. Là sotto si sono mangiati pure il vassoio. Andiamo con la super sashi. Vai, però che è questa, giusto? Sì. Senti.
c'ho uno sfizio mio, sì. Ma tu me la puoi cuocere in piedi questa? Ma sì che ci provo. Vai, 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 vai. Facci sognare, facci sognare. Questa è la cottura che prediligo, però stiamo parlando del primo step, siamo in attesa del secondo. E concludiamo col sonettare. E qui il vino, se lo so, praticamente è finito, sono ubriachi fracichi, Rosalia ci porta la Super Sashi. Vai! Grazie Rosalia! No, no, che colori! Che bello! Vediamo un po'. All'attacco, allora, voglio vedere, questa ragazzi era una bistecca alta, grossa, e il rischio quando cucinano queste bistecche è che arriva fredda al cuore. Cioè, vediamo un po' com'è. No, guarda, guarda, senti, non è fredda per niente al cuore. Datemi le vostre impressioni, è fredda al cuore? No, no, no. E la crosticina c'è. Alessandro, la tua tecnica di cottura ha incuriosito tanto loro che sono risaliti. Sparavo se sta bene Ventana, che siamo curiosi. È vero. Direi, ragazzi, che tutti insieme ci gustiamo la cottura di questa bistecca. Che ti sembra l'aspetto esterno? Parliamo di aspetto esterno. La caramellizzazione è perfetta. Ci sta. Sta tutto. Vabbè Alessandro, direi che possiamo proseguire, va? Grazie. Guarda, sono tutti rapiti, c'è un silenzio religioso. Pure io mi viene da parlare a bassa voce, ma perché? Non lo so. A che punto siamo? Applauso, 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 applauso. Champagne, champagne. Mamma mia. E ora questa la rimetti in... Dov'è che la rimetti? A bocca e forno. E la tieni per? O di imbrocio. O di imbrocio. Vai a tavola. Okay, andiamo. Andiamo. Ragazzi, ah. Ecco la terza, la Beneventana. Ehi! Mentre i nostri amici mangiano, io qualche considerazione su questo posto voglio farla. Alessandro mi aveva intrigato con questo suo metodo di cottura. All'inizio io ero piuttosto dubbioso perché una bistecca al forno per pochi minuti, insomma, non mi sconfinferava tanto. Poi l'ho visto da vicino, che posso dire? Allora, un po' il suo intuito, un po' il fatto che ha trovato quando è entrato in questo ristorante quel forno, si è inventato questo metodo assolutamente particolare, una sorta, chiamiamolo così, ribattezziamolo il reverse speed, reverse Bruno, reverse Alessandro. Insomma, chiamatelo come vi pare, però io volevo farvelo vedere da vicino. Allora, la crosticina di questa carne è praticamente perfetta e la cottura dentro è uniforme e soprattutto non è fredda. Ora, sapete che ci sono centinaia di modi di cuocere una bistecca. Io dico sempre: non esiste il metodo migliore, ma esiste il metodo che piace di più. Voglio, com'è l'ultima bistecca? Abbiamo assaggiato tre carni, Vagliu Spagnolo, Super Sashi, Beneventana. Quale delle tre ti ha intrigato di più? La Wagyu Spagnola probabilmente al palato ha delle raffinatezze di sapori che nelle altre non compaiono così forte. Commento su questa cottura insolita. Considerando la dimensione dei pezzi di carne che ho visto arrivare a tavola e come sono arrivati al taglio, la temperatura e la cottura è strabiliante, cioè è un'invenzione nuova che non si è mai vista prima. La migliore era la Wagyu Spagnola, perché era più grassa e per mantenere comunque un fisico
da spiaggia, perfetto, c'è bisogno del grasso. O da spiaggiato. Da spiaggiato. Ok, benissimo. Ottima, e la cottura a bocchi di furna, uno spettacolo. Per me la Beneventana aveva una marcia in più. È piaciuta di più la Beneventana? La Beneventana aveva una marcia più strong, in più, sì. Più... Per quanto riguarda la cottura è super innovativa, andrebbe promossa. Prima, seconda, terza. No. Per me tutte ottime ovviamente, Wagyu spettacolare, ma la Beneventana un sapore eccezionale, veramente la cottura veramente spettacolare, uniforme, il grasso spettacolare, veramente uno spettacolo. Riassumi allora, questa esperienza di tutte oggi? Tutti e tre i tagli fantastici, ma se devo incoronare uno dei tre, la Beneventana. Sarà che sono italiano, sarà per il gusto più deciso, ma la Beneventana è stata un bacio. Ho preferito la prima, quella di Wagyu spagnolo. Penso che era un pochino più articolato come sapore. Piacevolmente sorpreso dalla Beneventana, produzione zona, diciamo di zona, particolare, bel sapore forte, strong, mi è piaciuto molto. E la cottura penso sia una grande intuizione. Domani vai su Marte e là ci mangiano solo le patate, che per ti il campanilismo la Beneventana. La Beneventana. E a cottura? Cottura sono rimasto sorpreso da questo tipo di cottura, anche perché guardando un forno pensi vabbè la carne all'interno diventa fredda, oppure rimane fredda, però mi ha sorpreso tantissimo perché la carne era ottima, tenera e ben calda all'interno. Amici di Braciami Ancora, la mia esperienza a Ponte Cagnano termina qua. Ora sapete che dalle parti di Salerno c'è un ristorante che serve carne di serie A. Allora, bravo Alessandro per il ristorante e per il format. Ottima la carne, il metodo di cottura mi ha intrigato tantissimo. Come sapete io non prediligo questo metodo o quell'altro, io sono un fissatore della carne buona, quello sì. Quindi metodo di cottura che mi ha convinto, davvero insolito. Io girando l'Italia in lungo e largo una cosa del genere non l'avevo mai vista. Ci tengo però prima di salutarvi a dirvi una cosa: la finlandese non l'ha scelta nessuno, dice, ma perché? È una carne scadente? No, è una carne di alta qualità, ma è una carne più delicata, più raffinata, se vogliamo più femminile. Avevamo 7 maschiacci seduti a tavola, è normale che abbiano indirizzato le proprie, diciamo, le proprie scelte verso carni un pochino più aggressive, un pochino più complesse. Comunque la sashi, la super sashi di Bruno è un'ottima carne. Bene, io vi ho detto tutto, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao!